Oggi torna Natura Juvens, la natura che aiuta. Un viaggio alla scoperta della medicina naturale, come vedete qui la nostra sigla di Natura Juvens, della fitoterapia, la medicina delle erbe, l'aromaterapia, la medicina delle essenze, dei profumi che curano, i fiori di Bach, l'energia dei fiori che riequilibrano la mente e poi dei cosmetici naturali che possiamo preparare in casa con l'aiuto gratuito della natura. Ecco diciamo un po' la gamma delle cose di cui ci occuperemo in queste settimane in cui siamo con l'epigono di Natura Juvens che ci accompagna, cioè il dottor Nicola Di Novella. Benvenuto, dottor Di Novella. Buongiorno a voi. Farmacista, geobotanico, scopritore e salvatore di antichi semi che conserva nel suo museo delle erbe di Teggiano, colui che fisicamente si inerpica per i sentieri dei monti del nostro Appennino in Campania raccogliendo appunto semi ed erbe autoctone, cioè che nascono in quel territorio. Dunque, dicevamo, oggi con il dottor Di Novella parliamo di fitoterapia, cioè proseguiamo, sviluppiamo il discorso dell'altra settimana. Fitoterapia è dal greco phyton, pianta, e terapeia, che significa cura, quindi la terapia praticata con medicamenti di origini vegetali. Probabilmente l'idea di utilizzare le piante per curarsi è nata dalla osservazione del comportamento degli animali o dagli effetti benefici di molti vegetali usati nell'alimentazione. E quindi l'umano, diciamo, alla sua nascita sulla terra, alla sua comparsa, ne fu talmente affascinato che per molti secoli attribuì alle piante proprietà divine, considerandolo un dono degli dèi. Dunque, dottor Di Novella, l'osservazione e l'ammirazione per le erbe medicinali comincia dalla presenza, come abbiamo detto, dalla presenza dell'uomo sulla terra, poi tra gli Egizi, in Egitto, in Mesopotamia, Persia, Tibet, Cina, Giappone, nell'antica Grecia e poi a Roma, e poi a seguire Medioevo e il Rinascimento, fino al XIX secolo, cioè il 1800, le piante hanno un ruolo centrale nell'arte medica, fin quando avviene un cambiamento con la nascita della medicina e della farmacia. Che cosa accade? Qui vediamo delle immagini, delle foto. Delle immagini medievali perché poi in tutto questo iter storico, nel Medioevo, quando l'uomo si è ritirato nei castelli, tra le mura, è stato obbligato ad utilizzare le erbe dal punto di vista medicinale, perché non aveva tutta la natura a disposizione. Per cui si parla, per esempio, che nell'Ottocento, dopo Cristo, Carlo Magno emanò degli editti relativamente a tutte le città che dovevano tenere l'hortus conclusus, e in questo hortus conclusus 70 piante medicinali classiche. Sì. Per quanto riguarda poi... In un certo senso fu una delle prime farmacopee, diciamo, del tempo. Sì, possiamo dire questa, anche se l'avventura con le erbe, dell'uomo con le erbe, comincia prima. Si parla di 10.000 anni fa, cioè negli stessi anni a cui si fa risalire le prime piante addomesticate da parte dell'uomo, cioè l'agricoltura che nasce in Mesopotamia. Sì. Però poi tra gli studi archeologici si è trovato, per esempio, di datare tra 5.000 avanti Cristo ed 8.000 avanti Cristo il percorso proprio dell'uomo che utilizzava le erbe dal punto di vista medicinale, a tal punto che sono stati fatti degli studi su pollini trovati presso aree dove c'erano le mummie, e sono stati trovati i pollini di alcune piante, non del luogo, ma un po' lontano da quei luoghi. Questo vuol dire che venivano utilizzate piante che l'uomo era andato a raccogliere in altri luoghi. Sì. E quindi questo interesse. Fino ad arrivare poi a tutte le cure che avevano fatto i Sumeri. Sì. C'è una brava professoressa, adesso mi sfugge il nome, dell'Orientale di Napoli, che studi i Sumeri, ha fatto un bello studio proprio sulle piante medicinali utilizzate 5.000 anni fa. Ecco, qui vediamo una foto complessiva, però lei le ha portate qui, vediamo questo qui, questo è una...
Abbiamo visto una. Allora, in quel. Ecco, se andiamo avanti, parlo dell'origano. Sì. Non si vede il fiore, però vedete sì. come le piante aromatiche sì. sono state quelle che attraverso il loro profumo. Origano, loro odore, in. Questo è greco, diciamo. Sì. Questo è un disegno. Origano. Sì, origano, sì. Che poi l'origano che teniamo spontaneo da noi sarebbe selvatico, l'origano selvatico è proprio, viene classificato come Origanum Heracleoticum, sì. quindi si riferisce ad Era, si riferisce lo scrive sotto, eccolo lì, Heracleoticum, cioè sì. Sulla destra, e tuttora viene chiamato, viene scientificamente quindi nominato, quindi conserva questo. Il nome, quindi dei Sumeri parlava tra queste tavolette a carattere cuneiforme, sì. si parla per esempio del cinoglossum, di questa pianta che è la lingua di cane, che abbiamo fatto vedere l'altra volta, però anche ecco, loro, fermiamoci qui e Sumeri, andiamo sulla pianta che ci fa vedere il dottor Di Novella, eccola ecco, qui. Questa qua veniva utilizzata 5.000 anni fa dai Sumeri per la stessa cura per cicatrizzare le ferite, per arrivare poi, questo cioè, sempre... Con questa pianta che si fa? Un decotto? No, questo si pesta direttamente. Ah, si pesta e si cioè, mette direttamente... Questo dice anche la classificazione come semplici, cioè loro non tenevano tanti recipienti o tanti mezzi e sistemi per poter utilizzare sì. una preparazione di farmaco un po' più complessa, quindi utilizzavano direttamente mangiando in bocca se era sì. per uso interno, quindi, sì. ma le piante che loro avevano studiate per uso esterno le pestavano direttamente e le mettevano sì. sulla... Quindi direttamente sulla ferita per cicatrizzare. Io ho portato con me uno... È una copia questa di un libro che è il Penzao sì. cinese ed è il primo libro scritto sulle piante. È composto da 15 volumi, però anche illustrate. Sì. E venivano fatte proprio sistematicamente dall'imperatore dando in concessione ai funzionari dell'impero che dovevano conoscere di arte, di musica e di piante. Ecco, ma lì vedo un altro libro interessante, questo... E questo che ho portato... Credo sia dell'Ottocento, no? Fine Ottocento. Sì, del 1892. Sì. Questa è la prima farmacopea italiana del Regno d'Italia allora, quindi 1892, e le farmacopee ufficiali, cosiddette, sono... codici dei farmaci di una nazione. Sì. Da questa farmacopea nel 2010 è stata pubblicata la farmacopea 12ª edizione. Perché l'ho portata? Sì. Per dire che la fitoterapia non è una pratica medica che può essere messa da parte, perché ha costituito il magazzino dei farmaci sì. fino ai nostri giorni, perché sì. nella farmacopea 12ª edizione ci sono ancora menzionate 25 piante sì. che vengono utilizzate per la nostra cura, ecco, e sono sì. nel codice dei farmaci del nostro paese. Ecco, diciamo che oggi le piante, le erbe, insomma la fitoterapia è considerata una cura complementare che integra quella che si fa con i farmaci sintetici, con i farmaci che allora, preparati con che la chimica. Cosa è successo poi nel tempo? Ritornando sì. alla tua domanda. Sì. Quando l'uso delle erbe per tutto il Medioevo, quindi anche basso e alto Medioevo, fino ad arrivare al 700 inizi 800, è stato l'uomo che poi voleva sapere come mai quella pianta potesse avere quell'effetto, e quindi si è messa alla ricerca chimica dei principi attivi presenti. Sì, sì. Ne ha potuto sintetizzare qualcuno, ne ha potuto isolare qualcuno, fino ad arrivare poi alla preparazione in laboratorio sì.
di questo Quindi principio attivo. Il principio attivo della pianta resta. Resta però l'uomo, che cosa ha fatto? Lo ha sintetizzato, è vero. Ma non si è reso conto che nel sintetizzare ha tolto altre sostanze. Certo. Quali funzionavano sinergicamente con quel principio attivo. Sì. Quindi ha potuto portare una delle tante azioni che quella pianta poteva fare. Però non è stato poi in grado di bilanciare il sistema, diciamo, delle sostanze. Insomma, lei dice che funziona meglio la pianta naturale con le sue proprietà sinergiche. La fitoterapia è quella. Possiamo dire, per esempio, che io sto utilizzando le piante perché una delle ultime sostanze tirate fuori dal mondo vegetale è stato il taxolo, no? Viene fuori dal Taxus baccata, dalle foglie di Taxus baccata, viene utilizzato come sostanza anticancro. E dice: io mi curo con le piante? Assolutamente no. È un principio attivo che ho isolato, ho estratto dalla pianta, ma non sto utilizzando la fitoterapia. Ecco, vediamo qualche altra pianta. Questa qui abbiamo detto cicatrizza, è utilizzata per cicatrizzare le ferite. Allora, prendo questa pianta qua, il Ceterac officinarum, chiamato spaccapietre. Perché? Perché di tutta questa storia ci chiediamo: ma l'uomo come faceva a sapere quella pianta per che cosa potesse servire? Sì. E allora si basava sulle cosiddette signature. Le signature era poi Paracelso, questo monaco medico, codificò alla fine nel 600, diceva che il creatore aveva messo in ogni pianta un segno, dei segni per di riconoscimento. L'uomo poteva riconoscere per quale parte del suo organo. Non solo, ma anche dove cresceva, come si presentava. Difatti, se prendiamo una foglia del Ceterac e la guardiamo bene, vediamo la struttura del rene. La struttura anatomica nell'interno del rene. Nel frattempo però questa pianta che cresce nelle finghe di rocce riesce a sfaldare le rocce. Ecco allora il significato: se sfalda una roccia può sfaldare anche la roccia che tengono i reni. E tuttora viene utilizzato come funziona da anticalcolo, insomma, contro i calcoli renali. Perfetto. Poi vediamo questa qui, questa è... Allora, questa è un iris germanica, viene utilizzata per esempio di questa pianta come aromatica, viene utilizzata lo stolone. Lo stolone è questo fusto sotterraneo, queste sono le radici. Molto spesso tutto ciò che noi troviamo sottoterra le chiamiamo radici, invece... Gli studi che vengono fatti sulle relative parti delle piante, ogni parte di pianta tiene un suo interesse. E quindi, ma lei queste le ha prese stamattina? Stamattina. Si vede ancora, sono sporche un po' di terra. C'è da dire, per ritornare sempre sulla domanda iniziale, che quando io ho studiato insieme ai medici, come farmacista, come studente di farmacia, insieme agli studenti di medicina, e si faceva farmacologia, a noi veniva aggiunto, insieme alla farmacologia, che studi i principi attivi, studi i farmaci, veniva proposto e dovevamo sostenere l'esame di farmacognosia. La farmacognosia è lo studio delle droghe. Per cui se si andava a fare farmacologia a Sant'Andrea delle Dame, io l'ho fatta a Napoli, c'erano, prima di ottenere l'esame di farmacologia, bisognava entrare in una sala dove c'erano diversi armadi, in questi armadi c'erano tanti cassetti e l'assistente del professore tirava fuori uno dei cassetti che era composto da 24 caselle, in ognuna delle quali c'era una droga, e prima di fare l'esame di farmacologia noi eravamo obbligati a riconoscere la droga che ci indicava il professore e a parlare di quella droga. Ecco come era ancora viva. E quindi di ogni pianta bisognava conoscere se di quella pianta viene utilizzata la radice, la foglia, la sommità fiorita, i segni. Quindi ogni parte della pianta ha una sua funzione. Ha una sua funzione.
Poi vediamo questa. Per esempio, l'edera questa, no? Comune questa è un'edera, sì. Perché l'ho portata? Per dire che ci sono state generazioni intere di bambini a cui il pediatra, nei casi di tosse convulsa, ordinava delle suppostine per la tosse insistente, sì, che si chiamavano Edrixplan, forse ancora ci sono, un po' sul mercato, ed erano tutte a base di edera, sì, perché l'edera ha delle sostanze che agisce sul sistema nervoso e quindi agiva sul centro della tosse. Sì. Altri farmaci che potevano competere con questo farmaco non ce n'erano. Sì. Ed è il risultato questo di anni, di secoli, sì, di millenni, possiamo dire. Di millenni, sì, di Roma ha fatto e ci ha tramandato. Di esperienze. C'è, sì, una bella, a proposito del passaggio, perché l'uomo, quando ha cominciato ad aprire poi il cassetto del laboratorio, quindi del luogo chiuso, ha detto: io posso fare a meno delle piante, sì, senza sapere che il 60% dei farmaci utilizzati oggi nel mondo occidentale ha origine utilizza il principio attivo piante, della pianta. Sì, sì, sì. Nel frattempo possiamo anche vedere quella videata, quella panoramica di piante che adesso Carmine Marano ci fa vedere, dove praticamente sono foto che ha fatto lei, insomma, ha fatto, sì, il dottor Di Novella, fatte probabilmente sui, ecco, si qui fanno, si fanno questi studi, questo è il caprifoglio, sì, molto spesso da bambini serve, tiravamo fuori questi fiori, questi fiori, e succhiavamo il nettare dalla parte basale, sì, del fiore. E questa è la lonicera, l'onicera caprifolium, che viene utilizzata. Questa è la plantago major. La plantago major in dialetto è chiamata cinque nervi, sì, perché se sfiliamo il peduncolo dalla pagina fogliare vengono fuori le cinque nervature. Sì. E per questo la segnatura del passato era che doveva servire per la circolazione, sì, così come serve nella pianta. Quello che abbiamo visto è giallo, è un Iris pseudacorus che cresce nei nostri fossi. Sì. Viene utilizzato lo stolone di quel, perché essendo un Iris, sì, tiene lo stolone, cioè il tubero, viene utilizzato, diciamo, sì, lo stolone proprio per è diuretico, sì, oltre ad essere, ad avere altre, sì, diciamo, proprietà. Sì. Invece la parte, poiché cresce, questa è una pianta tossica, sì, il Solanum dulcamara, pure cresce vicino alle piante. Quindi bisogna stare attenti. La maggior parte delle piante tossiche agiscono a livello sia cardiaco, sì, e sia a livello cerebrale, sì, quindi agiscono sul sistema nervoso. Questa, tra virgolette, come si dice, è una banale ortica, però poi andiamo a leggere tutte le proprietà delle ortiche, sì, senza, certo, dubbio, siccome cresce anche vicino ai corsi d'acqua e cresce nelle zone cosiddette ruderali, no, di Macerete, la troviamo dove c'è una cosa ingolta. Ecco, questo è il Cetelac che vi ho portato, sì, viva. Sì. L'ortica viene utilizzata come piante mineralizzate. Questa è la pianta che ha la forma, le foglie hanno la, sì, forma del rene. Che era questa, sì, qua. Esatto, che noi, sì, e abbiamo. Vedete dove cresce? Cresce sulle rocce e, sì, quindi cerca di sfaldare le rocce. E viene utilizzato il decotto. Vedete, voi mi sentite parlare di decotto o di infuso o di tisana. Bisogna conoscere bene, sì, i rimedi, perché ha caratterizzare qualsiasi tipo di terapia, la caratterizza il rimedio. Sì. Applico l'aromaterapia, quindi devo utilizzare l'essenza. La fitoterapia, devo utilizzare le parti di una pianta o la pianta intera. Sì. Una qualsiasi altra terapia viene caratterizzata dal rimedio. Per cui i rimedi in fitoterapia sono rimedi per uso esterno o per uso interno, sì, perché io posso utilizzare per tutte, sì, le parti del mio corpo. Per quanto riguarda i più semplici, che vengono chiamati semplici, è l'utilizzo dell'acqua per estrarre quello che la pianta contiene. Sì. Per cui facciamo l'infuso, se io devo utilizzare le parti
delicate delle piante, sì, cioè se devo utilizzare le foglie, sì, se devo utilizzare i fiori, le sommità fiorite, se devo utilizzare però la radice, sì, non posso utilizzare, perché l'infuso si prepara mettendo la droga in un recipiente, in una tazza da tè, e versare l'acqua bollente sopra. Quindi solo il contatto dell'acqua bollente. Sì, si macera, si... Sì, riesce la parte tenera a accedere i principi attivi presenti nella foglia. L'acqua calda, sì. Se però devo utilizzare una radice o devo utilizzare un frutto come queste del mirto, le capsule del mirto, o se devo utilizzare il seme, o se devo utilizzare un legno, la corteccia, devo utilizzare il decotto. Sì. Ecco, e così via, poi sì, possiamo anche approfondire questo fatto dei rimedi, perché è importante. Noi lo approfondiamo la prossima settimana, con magari per area, per sistema. Io direi di concentrarci sulle piante che magari sono utili, fanno bene al sistema, non so, cominciamo dal... Hai detto il sistema gastrointestinale, sì, stomaco e intestino. Hai centrato bene la fitoterapia. Perché ti faccio questo complimento? Perché le piante bisogna leggere le piante, bisogna conoscere le piante. Se io li prendo come farmaco per la cura del mio corpo, non tengo il farmaco specifico per una piccola parte del mio corpo, ma le piante agiscono sui sistemi. Sì, quindi possiamo dire questo termine organicistica, cioè va direttamente sugli organi, sugli apparati. Sì.